Buon pomeriggio a tutti, ben, ben trovati, ben, ben arrivati al teatro moderno e eh. eh, da quassù devo dire che fa un certo effetto vedere il teatro naturalmente con tutti questi cartellini eh, di divieto, di, di seduta e anche questo ci dice il momento che stiamo vivendo. Eh, chi ama dona con gioia, è questo il tema che quest'anno abbiamo scelto come, come chiesa di Grosseto per... La quinta edizione della Settimana della Bellezza. Un tema che a dire il vero era stato scelto in tempi non sospetti, quando ancora la pandemia non era scoppiata, e, e quindi a, pensavamo a un taglio di tutt'altro genere naturalmente, da dare a questi giorni. E pensavamo anche che la settimana durasse appunto una settimana. E invece eh, ci siamo ritrovati a pensare ad un'iniziativa completamente diversa, che, che dura soltanto due giorni. Oggi. È la seconda giornata, la giornata conclusiva di fatto, e eh, in cui anche il tema che avevamo pensato acquista un significato del tutto nuovo, del tutto diverso. Riletto oggi, eh, ci viene da dire che veramente solo l'amore, ecco, ci ha permesso di pensare che fosse opportuno continuare a offrire questa, questa settimana, nonostante tutto, nonostante il COVID. Nonostante le giuste disposizioni che ci sono naturalmente per, a tutela della salute di tutti, la salute è un bene comune, è un diritto e quindi va anche non solo tutelata e promossa, ma anche difesa con la responsabilità reciproca. Uno potrebbe dire. Eh, siete stati ostinati a voler comunque fare queste due giornate mentre un po' in tutta Italia stanno annullando tutte le manifestazioni che, in cui si prevede in qualche modo la presenza di persone, quindi eh, rischi di assembramento. In realtà non è stata né ostinazione né in qualche modo il tentativo di sfidare anche un po' la sorte, è stata invece proprio appunto un gesto di attenzione, una un modo per la Chiesa di Grosseto di essere appunto una Chiesa in uscita anche in questo tempo e di essere, passatemi eh, questa espressione, un po' dei Samaritani della bellezza, in un momento in cui eh, di bellezza c'è davvero molto bisogno, perché eh, siamo tutti portati appunto all'isolamento, alla chiusura, e, e invece è già molto bello poterci essere qui, esserci reciprocamente. Donare ognuno la compagnia all'altro è già anche questo una forma di dono e quindi un modo per attuare questo, questo messaggio di questa settimana della bellezza, quindi la presenza reciproca. E siamo stati educati anche come cristiani, ma direi come, come persone, soprattutto nell'Occidente, no? alla, alla valorizzazione anche della nostra dimensione relazionale, l'uomo, l'essere umano è un uomo fatto di relazione, un uomo in relazione continua, eppure la pandemia ci sta, sfac... ci sta facendo sperimentare l'esatto contrario, no? l'isolamento, eh, la diffidenza, la paura in qualche modo dell'incontro con l'altro, perché ogni incontro eh, in presenza può diventare eh, motivo di veicolo, quindi di virus, e quindi l'altro può essere per noi appunto un pericolo in questo senso e quindi eh, abbiamo imparato parole nuove come per esempio no agli assembramenti, e abbiamo imparato eh, a parlare di distanziamento eh, che è una forma di allontanamento fisico l'uno dall'altro che diventa poi anche una forma di allentamento purtroppo anche delle nostre relazioni. Eppure io credo che ognuno di noi se ci riflette un attimo in questi mesi difficili che ci hanno preceduto, in queste settimane in cui stiamo purtroppo ripiombando in una situazione piuttosto complicata, ecco, probabilmente in ognuno di noi è storta un po' la domanda: ma dov'è l'altro da me? La persona che mi stanno accanto, dove sono? Ecco perché abbiamo desiderato questo momento, abbiamo desiderato anche che ad aiutarci nella riflessione che tra poco ascolteremo fosse appunto Monsignor Nunzio Galantino, che ringrazio e vorrei che. Lo accogliessimo anche con un applauso di, di benvenuto da parte della Maremma, di gratitudine per aver accettato l'invito ad essere qui e per farsi anche lui in qualche modo servitore della bellezza oggi con quello, con quello che ci dirà. Non certo guardando la mia faccia. <ride> Lo farà, come dicevo, offrendoci una riflessione su due, diciamo, delle più immediate forme di relazione, quella dell'uomo con la donna e dell'uomo e la donna nel creato, nella realtà che ci circonda, dinanzi a tanta profusione di bellezza, per usare appunto un'espressione di Papa Francesco che abbiamo scelto come sottotitolo di questo, di questo incontro. Quindi grazie, Monsignor Galantino, per essere qui. Eh, permettetemi due sceni biografici per, per, per presentarlo, anche se è un volto conosciuto. Monsignor Galantino è originario di Cerignola, è sacerdote dal 1972 e nel 2011 è eletto vescovo di Cassano all'Oionio eh, per poi essere chiamato nel 2013 a Roma da Papa Francesco come segretario generale della conferenza episcopale italiana attualmente è presidente dell'APSA cioè l'amministrazione del patrimonio della Santa Sede però al di là di questi dati biografici sommari mh, un, una, un tratto mi ha colpito nella biografia di Monsignor Galantino che è questo filo rosso che lo lega un po' alla filosofia e all'antropologia. Eh, alla una... parrocchia. e alla parrocchia, sì, perché è stato per molti anni parroco, però ecco i suoi studi eh, sono stati studi legati molto alla dimensione della filosofia e dell'antropologia. È laureato appunto in filosofia all'Università di Bari, è stato insegnante nelle scuole pubbliche eh, statali eh, di filosofia e poi successivamente ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica e è stato docente di antropologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale nella sede di Napoli dove ha tenuto anche dei corsi ai bieni di specializzazione in teologia fondamentale e in teologia dogmatica eh, per chi tra voi legge il Sole 24 Ore avrà, visto, avrà anche l'abitudine di leggere le, le due rubriche che eh, Monsignor Galantino tiene Abitare le parole e Testimonianze dai confini questo un po' per introdurci all'argomento e lo vorrei fare però anche citando quanto Monsignor Galantino in questi giorni ha eh, detto in un'intervista che ha rilasciato a Toscana Oggi, che, anzi, vi invito. Eh, per chi non è abbonato a prendere nelle parrocchie, ne abbiamo fatte arrivare anche un numero, un numero più abbondante del solito, proprio perché ci fosse anche questa possibilità. Monsignor Galantino, eh, in questa conversazione che ha avuto col, col sottoscritto, eh, ha citato a un certo punto un passo di una lettera pastorale che eh, l'allora arcivescovo, arcivescovo di Milano, il Cardinal Martini, compianto. Eh, eh, vescovo italiano, eh, scrisse appunto alla sua diocesi proprio nell'anno eh, di passaggio al, al terzo millennio. Era una lettera proprio dedicata alla bellezza e così eh, scriveva il Cardinal Martini. Non basta deplorare, deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo, non basta neppure per la nostra epoca disincantata parlare di giustizia, di doveri, di bene comune di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna parlarne con cuore carico di compassione, facendo esperienza di quella carità che dona con gioia e suscita entusiasmo. Bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio. Ecco, facciamo nostre queste parole del Cardinal Martini mentre ci accingiamo con gioia ad ascoltare. Monsignor Galantino. Grazie. Grazie. E sento di dover ringraziare chi mi ha invitato, il Vescovo Rodolfo, altre realtà o altre persone che centrano con questa mia presenza qui. E ringrazio, sono venuto qui. Don Paolo, devo dire la verità anche come segno di gratitudine nei confronti della bella amicizia della quale lui mi gratifica ormai da tanti anni, perché da quando ho lasciato la segreteria della CEI non giro più, prima giravo un po' troppo, però a Don Paolo non ho potuto dire di no, anche se, ripeto, in questo momento particolare, ecco una cosa devo dire, eh, probabilmente la colpa è pure di Don Paolo, no? E, mh, il mio intervento è stato presentato con un po' di enfasi eccessiva. In verità, come lexio magistralis. Ecco di fatto, io ho pensato di tenere un occhio attento al titolo affidatomi, però nello stesso tempo ho pensato di offrire qualche elemento che possa costituire una sorta di cornice capace di inquadrare il tema della bellezza, ma un po' di accenno veniva fatto già adesso qui, in un momento in cui, diciamoci la verità, facevamo un po' tutti quanti fatica ad alzare lo sguardo e a staccarlo dalle tante manifestazioni di bruttura che caratterizzano il nostro mondo. E non mi riferisco soltanto alla pandemia, mi riferisco anche... Alla bruttura di certe, di certe relazioni, mi riferisco alla bruttura perché è brutto un certo linguaggio che sentiamo da tutte le parti. Mi riferisco anche alla bruttura di tante nostre città e anche di alcune nostre chiese. La bruttura non è soltanto quella della pandemia. Qualora riflettere sulla bellezza, in questa situazione cosa vuol dire? Non è meglio rinunziare? Perché io penso che rinunziare ad alzare lo sguardo, perché se non c'è questo non ha senso quello che stiamo facendo noi, quello che voi state facendo qui. Rinunziare ad alzare lo sguardo verso il bello e verso le più diverse manifestazioni della bellezza. In un momento di bruttura diffusa e invasiva, io penso che è come allontanarsi dal fuoco perché fa freddo. Invece è proprio questo recuperare la capacità di alzare lo sguardo che ci permette anche di stare in maniera meno problematica in mezzo a quelle realtà. A quelle situazioni che di fatto non possono essere ritenute belle. E allora, quale inizio migliore per poter alzare questo sguardo verso il bello se non partire dalle prime pagine della Sacra Scrittura, è un po' il titolo che mi impone di partire di lì? Partire cioè dai primi capitoli, particolarmente io mi riferisco al primo e il secondo, il racconto della creazione. Un racconto che ecco per la sua struttura andrebbe addirittura recitato. Sapete che contiene per sette volte quel ritornello: che bello, letteralmente. E Dio vide che era cosa bella, che era cosa buona, un'espressione che quel che bello. No? È un'espressione che di fatto esprime la reazione emotiva, contemplativa ed anche sorpresa di fronte all'opera compiuta. Contemplazione insomma di un'opera bella, ecco già una prima mia grande convinzione, bella perché fa star bene. È bello ciò che fa star bene. Che differenza però? tra l'esclamazione le, con la quale Yahweh il Santo contempla ciò che, accele, che ha creato e la reazione che spontanea affiora sulle nostre labbra di fronte a un mondo tutt'altro che bello, lo dicevo prima, attraversato non solo dalla paura diffusa di un virus che sembra non voler affatto arretrare, ma segnato anche dalle, dalla barbarie, da sopraffazioni consumate sulle persone, sulle cose sul creato. È inutile nasconderlo, è difficile davanti a un mondo ridotto male dal nostro egoismo sentirsi risvegliare in maniera spontanea il desiderio del bello e di accoglierlo, sentirsi spinti a spendersi per il bello e a goderne in tutte le sue forme. Perciò io apprezzo, apprezzo questa esperienza fatta in questo momento, nonostante quello di cui tutti siamo consapevoli. Eppure e qui io mi riferisco alla frase poco fa citata dal cardinale Martini, eppure come ha affermato il cardinale Martini, non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo. Bisogna irradiare, dice il cardinale Martini, bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero. È giusto nella vita, le cose brutte non si combattono con altre cose brutte. La volgarità non si combatte con, alt con altra volgarità, e qui mi riferisco allo spettacolo indecoroso al quale assistiamo continuamente nei cosiddetti dibattiti televisivi. Cioè, la volgarità si risponde con la volgarità. La scena penosa anche del primo dibattito tra i due candidati alle elezioni americane mi sembra che sia stato veramente sotto gli, occhi, sotto gli occhi di tutti. Ecco, Cardinale Martini ci dice che bisogna irradiare, ecco, a fronte di questa realtà bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e poi lui da credente dice li rivolge a Dio. A me interessa la forza che la bellezza ha per rendere diverso, migliore un clima nel quale noi di fatto stiamo. Ecco, il cammino per accogliere e vivere ed irradiare bellezza, come dice eh, il cardinale Martini, a mio parere, qui sorprenderò un po' qualcuno, non nasce dalla domanda angosciata e un po' ingenua rivolta al principe Mishkin dal giovanissimo polit, nell'idiota di Tostoieschi. Ricordate, è vero principe? È vero che voi avete detto che la bellezza salverà il mondo? Io non penso che una strada bella o di bellezza che vada non a sovrapporsi ma a far arretrare la bruttura possa partire sempre e soltanto da questa convinzione generica che si sente dire da tutte le parti, da bellezza salverà il mondo. Guardate, con più realismo, io penso che il nostro cammino, soprattutto oggi, per lasciarci ingaggiare come artigiani in questa strana bottega del primo vasaio, quel Dio che plasmò l'uomo, con polvere del suolo e soffio nelle sue narici un alito di vita come si legge nella Genesi, ecco il perché il nostro cammino possa cominciare, dobbiamo cominciare ricordando la considerazione che si incontra sempre in Tostoieschi, i fratelli Karamazov, dove si legge cosa paurosa è che la bellezza non è solo terribile, ma è anche un mistero. È qui che Satana lotta con Dio e il loro campo di battaglia è il cuore degli uomini. Quella frase: La bellezza salverà il mondo, ripeto, è bella è simpatica. Paolo, a te piace, no? Io lo so che ti piace perché te la dici ogni tanto. Ma dico: stiamoci attenti. Stiamoci attenti. Una riflessione seria sulla bellezza non, do, non può dar per scontato cos'è la bellezza che sicuramente la bellezza provoca subito cose positive io non ne sono convinto la bellezza è ambigua la bellezza è ambigua un'ambiguità sperimentata sin dagli esordi dell'umanità dopo quel e Dio vide che ciò che aveva fatto era cosa bellissima un, subito dopo al capitolo terzo del libro della Genesi, Eva vide che l'albero era bello e buono da mangiare, gradevole, usa gli stessi termini che usa il Padre Eterno prima, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare la saggezza. La bellezza è ambigua. Ci troviamo di fronte alla percezione di due forme di bellezza che come sappiamo dal prosieguo del racconto, del racconto biblico, sono difficili da armonizzare. La bellezza, la bellezza che provoca l'esclamazione posta sulle labbra del Signore, porta un dono, genera vita. La seconda, quella percepita da Eva, la seconda porta dritto verso l'abrutimento, la vergogna, il peccato. La separazione, come si legge nella scrittura, la bellezza percepita da Eva dà inizio a una storia di fuga, di assenza, di, di non dialogo. Notate che nella scrittura all'inizio Adamo ed Eva non parlano tra loro, avete notato? Non c'è una parola che uno rivolge all'altro quindi, quella contemplata da Eva è una bellezza diversa rispetto a quella contemplata da Dio e che, che Dio vuole trasmetterci. Quella percepita da Eva è una bellezza che seduce fino a provocare voglia di possesso e fino a stravolgere la natura del dono ricevuto. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo. C'è cioè, poca poesia intorno alla bellezza, molto realismo. Questa la fa diventare veramente... Una forza, lasciatemelo dire, una forza della natura. Questo lo fa diventare. Non ripetere frasi, non ripetere frasette, no. Ora, com'è per la ricca? Allora a questo punto, com'è per la ricchezza, per il potere, per la conoscenza, così anche per la bellezza. Sono realtà ambigue nel senso etimologico della parola. La loro ambiguità la scioglie unicamente. L'uso che se ne fa concretamente sono realtà, cioè che invocano la responsabilità di ognuno di noi delle nostre realtà comunitarie. È inutile invocarle per dire che di per sé, ex sese, se dicevano gli antichi latini, no, per conto loro quando stanno fanno bene. Non è così, non è così quante emozioni è capace di risvegliare la bellezza di un corpo armonico, di una parola sensata e ben detta, di un paesaggio disegnato con gusto, di una musica ben eseguita, di un potere esercitato con equilibrio. Quante belle emozioni provocano di bellezza, ma quanti equivoci invece originano da una bellezza che seduce soltanto. E quanta sofferenza essa può provocare, soprattutto in persone fragili e suscettibili. Eppure è la bellezza quella. Ma attenti, la cultura, sia quella biblica, sia quella greca, ci indicano la strada per non soccombere di fronte all'ambiguità della bellezza. I termini ebraici che designano la bellezza umana sono Yafei e Tov che significano insieme, splendido, ben riuscito, piacevole. Ecco perché prima dicevo, no? Che bello è ciò che fa star bene. Mi riferivo proprio a questa, a questa derivazione, a, questa, a questo significato che viene dall'ebraico proprio. D'altra parte i termini greci che, riferiscono, che si riferiscono alla realtà della bellezza sono kalos e agatos, in tutti e due i casi non vi è, e qui è un po' la svolta, non vi è netta distinzione tra la dimensione estetica e la dimensione etica della bellezza. I problemi sorgono quando il cuore degli uomini, come lo chiama Tostoieschi, riduce la bellezza a esteriorità estetica e a strumento di seduzione, cancellando il legame tra estetica ed etica. Qui è il punto. Quando ciò avviene, la bellezza smette di essere dono per diventare mercato, anzi mercimonio, nel senso più negativo della parola. E la bellezza mercificata diventa paradossalmente una finzione, se non proprio una negazione di sé. La bellezza sganciata da un'etica generatrice di stupore e di meraviglia, Provoca solo voglia di possesso. Bellezza come dono e bellezza mercificata. È questa la grande differenza. È qui l'ambiguità dinanzi alla quale ci troviamo noi continuamente. La bellezza è percepita come dono, solo come dice Dostoevsky, dal cuore degli uomini. Quel cuore nel quale arrivano e dal quale partono semi di gratuità, sguardi di sorpresa e di meraviglia capaci di alimentare relazioni intense e significative. È proprio vero quello che scriveva il filosofo ebreo Abrameschel. L'umanità non perirà per mancanza di informazione, ma per mancanza di apprezzamento. L'inizio della nostra felicità, dice Eschel, sta nel comprendere che una vita senza meraviglia non vale la pena di essere vissuta. Bello questo. Una vita senza meraviglia non ha senso di essere vissuta. E proprio per questo penso di poter dire che la volontà di meravigliarsi è la prima vittima della bellezza che seduce perché una bellezza che non provoca stupore, che non provoca meraviglia, isterilisce e tradisce. Ho volutamente ripreso l'espressione di Dostoevsky, il cuore degli, uomo, degli uomini, come luogo in cui avviene il discernimento tra la bellezza come dono e la bellezza che seduce, perché è dentro di noi che avviene la scissione tra bellezza estetica e dimensione etica della bellezza. La conferma ce la dà un bel passaggio di Gibran, quando scrive La bellezza risplende nel cuore di colui che ad essa aspira, più che negli occhi di colui che la vede. Splendido. Parole che per certi versi fanno il paio con quando scrive Antoine de Saint-Exupéry. Non si vede bene che col cuore l'essenziale invisibile, gli occhi, dice nella seconda parte. Ecco, è proprio vero, la bellezza è difficile da riconoscere e da godere senza un cuore che alimenta uno sguardo contemplativo sulle persone e sulle cose del mondo. Qui sono delle pagine molto belle, nella Laudato Si sì, di Papa Francesco. Umanità, nella sua straordinaria diversità, è creato nella sua sorprendente bellezza, uno sguardo sulla umanità e sul creato. Non c'è luogo esclusivo, qui voglio insistere su questo, non c'è luogo esclusivo per la bellezza che possa esaurirne la carica. Ho detto tutto sull'ambiguità della bellezza, ma devo anche dire questa inesauribilità della bellezza, questo essere sorgente inesauribile, proprio per questo e proprio perché è fatta per comunicare un mistero e una promessa, la bellezza non sopporta, la bellezza vera non sopporta atteggiamenti predatori e non conosce impedimenti per manifestarsi. Ecco l'importanza di questo nostro incontro con poche persone. La bellezza è il modo più bello per dire agli altri ci teniamo alla settimana della bellezza. È averla fatta, averla fatta, per dire che la bellezza, ripeto, non conosce impedimenti per manifestarsi. Sì, non conosce impedimenti. Due esempi. Il primo ci viene dal modo in cui Venezia rispose alla peste nel Seicento, una peste, ricordate, che oppre ha oppresso tutto il nord dell'Italia simbolo della lotta a quel contagio, partita in quei giorni, in quel momento, nella laguna è stata la costruzione della Basilica della Madonna della Salute, un capolavoro dell'architettura barocca progettato da Baldassare Longhena e riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza. Un altro esempio più vicino a voi, Prato Vecchio, quanti chilometri sono da qua Paolo? Non è molto, non è molto. Altro esempio di, di bellezza che non conosce impedimenti è la pieve di Romena. La pieve di Romena fu costruita in un tempo di carestia e su una colonna sta scritto tempore famis. Cioè mentre la gente viveva il morso della fame, questa gente pensa di far, di affrontare anche questa realtà costruendo una splendida realtà, uno spazio di autenticità, uno spazio di bellezza. E quella cultura arcaica, come già ricordato la bellezza, indica l'ideale di perfezione fisica e morale dell'uomo, è concepita come un valore assoluto, donato dagli dèi all'uomo. Ed è spesso associato alle imprese di guerra dell'eroe omerico, alla sua audacia, oltre che al comportamento moralmente buono e comunque tale da provocare ammirazione ed emulazione. In greco, bello significa subito buono. È l'eroe. Ma l'eroe che non vince solo la guerra, ma è, che è capace di comportarsi bene anche con chi è stato vinto da loro. L'eroe che ha vinto la guerra... Ma non va mai solo su carro, ma si porta chi lo ha aiutato, e questa bellezza che è unita all'audacia, è unita al riconoscere, al saper riconoscere chi sta con me, chi ha relazione con me. Come l'eroe che l'incarna, li la bellezza, quella greca, è un mistero che ci raggiunge, avvolge e trasfigura. Se si hanno cuore e occhi per percepirne la presenza, la si trova nella natura non violata, nel volto di un bambino non abusato, negli occhi di una madre, nelle mani di un padre che lavora, nel bistro di un chirurgo che opera, nella donna rispettata nella sua femminilità, nella sua dignità, nel giovane che prepara con passione il suo futuro. Ecco, se non si hanno, se non si ha quel cuore di cui parla Tostoyevsky, se non si hanno questi occhi capaci, non è possibile scoprire la bellezza. Ma la bellezza chiede di essere riconosciuta in questa realtà, quelle con le quali giorno per giorno abbiamo a che fare. E deve poter trovare dimora anche nelle nostre città, perché una città brutta, ripeteva Turoldo, abbrutisce gli uomini, proprio come abbrutisce e impoverisce una chiesa brutta, un governo brutto, una scuola brutta. Prima, lasciate che lo dica questo, prima e oltre che ministri del culto, prima e oltre che uomini di governo, insegnanti o altro, il nostro mondo ha bisogno di diaconi della bellezza, ha bisogno di questi. Ciò che oggi ci occorre... Qui leggo un'espressione che a me è molto cara, di, una, di un sacerdote poeta milanese, molto anziano, ma splendido, splendido. Guardandolo negli occhi si vede la bellezza. E lui dice, lui ha scritto, e Angelo Casati, ciò che oggi ci occorre è un sussulto, una fascinazione, un innamoramento, l'emozione per la bellezza racchiusa nel frammento. Com'è bello, guardate, quando si è capaci di fermarsi ancora di fronte a piccole cose, a frammenti di realtà, a frammenti anche di relazioni. La verità senza bellezza è gelida, è teorema, è assetto, dottrin assetto dottrinale, non fa traselire il cuore. Il bene stesso e la virtù senza bellezza diventano pesanti, finiscono per soffocare. Senza bellezza la vita si riduce a vuota teatralità, a coreografia perfetta ma senza anima. Voi ve ne accorgete, no? Anche quando noi preti stiamo nella Chiesa, da come stiamo in Chiesa, da come stiamo anche. A compiere il nostro servizio, voi vi accorgete se siamo gente che crede nella bellezza o se sta facendo un teatro a vaga trama religiosa. Che la liturgia, caro Paolo, può essere anche questo, un teatro a vaga trama religiosa. Senza occhi che scrutano e senza cuore che batte, non c'è bellezza. E qui cito ancora Casati, la bellezza è per i ricercatori di fessure, che bello, guardate, è per i ricercatori di fessure, di soglie segrete, di fili pressoché invisibili, soglie non tanto da avarcare con animo predatorio, ma su cui sostare, da cui intravedere e provare emozione, commozione. La bellezza, dice ancora Don Angelo, è per i ricercatori di un oltre, quelli che hanno resistito alla seduzione della quantità, della grandezza esteriore dell'esibizione. Quantità, grandezza esteriore e esibizione sono i veri nemici della bellezza che genera vita. Esse non fanno parte del pavimento di cui è lastricata la via dell'amore per il bello. Costituiscono piuttosto l'anticamera della solitudine, o meglio dell'isolamento che segna talvolta in maniera ossessiva. La vita di è capace di incamminarsi sul percorso segnato già all'inizio della storia della umanità. Posso dire ancora qualche cosa? O ne devo andare? Ho fatto un viaggio lungo, un altro poco, qualche minuto soltanto. Eh? Con questo per finire, vedete i fogli? Io dico sempre che ci sono quelli che, quando parlano, prendono i fogli e lo mettono sotto. E uno da quella parte non può mai capire di che morte sta morendo. No? Invece, così anche per un servizio, a chi sta ascoltando, dice ma sta per finire, ma insomma, la finiamo così: quindi, vi dicevo no? che quella premura, quella premura divina, contenuti in quel non è cosa buona che l'uomo sia solo, e nell'avere esposto Eva accanto ad Adamo. Ecco, questo dono ci autorizza a rendere l'espressione non è cosa buona che l'uomo sia solo con, con non c'è bellezza dove non c'è relazione. Io vedo questa, 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 questo, questo, questo ritorno, no? Insomma, dopo o accanto alla coppia bello, buono, capace di generare vita, ma esposta all'egoismo divisivo e predatorio dell'uomo, vi è un'altra coppia che rende possibile e rende feconda la bellezza. È la coppia bellezza relazione. Quella stessa relazione che sin dalle prime pagine della Bibbia, devo fare riferimento sempre alla Bibbia perché sono Paolo dove dice come ti ho messo quel bel titolo, l'uomo e la donna nella creazione, che lui è così sembra così, poi dopo mi lei dice le cose. Eh? Quindi io faccio riferimento, ma perché ci credo tra l'altro, no? Ci credo, non soltanto perché l'ha detto Paolo, no? no. Quindi questa bellezza questa coppia, bellezza relazione che sin dalle prime pagine della Bibbia sembra stare tanto a cuore al Signore. Lo abbiamo ricordato Dio plasma dal suolo ogni sorta di animali e li conduce all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Ma tra gli animali non trovo un aiuto per l'uomo. Allora, versetto 22 capitolo 2 della Genesi, allora formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condussi all'uomo. Attenti, il racconto biblico non ha l'intento di svelarci l'origine scientifica della donna, intende invece consegnarci un messaggio ben più importante, intende rivelarci chi è la donna, di quale ricchezza la sua bellezza è portatrice per la vita dell'uomo e qual è il suo posto in una creazione che in Dio stesso ha destato stupore ed ha destato meraviglia. Ricordate quelle sette volte, che bello, che bello. Il senso del racconto biblico è che l'uomo e la donna contribuiscono all'armonia e, all e alla bellezza del progetto divino quando stanno l'uno di fronte all'altra con tutta ricche la ricchezza di quella espressione che continua a tenere impegnati gli studiosi della Bibbia. Quella frase è: Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Mm, gli studiosi sono sbizzarriti su questo, no? La traduzione greca dei 70 rende in forme diverse questo versetto, della, questa espressione della Bibbia. Come per esempio: Voglio fargli un aiuto di fronte a lui, oppure un aiuto simile a lui, oppure. Un sostegno di fronte a lui. Qualcuno come lui che lo aiuti. Un aiuto a lui corrispondente. A me personalmente, guardate, non è per fare l'intellettuale fuori posto, perché è vero che nell'altra vita facevo il professore, no? Ho sempre fatto il parroco pure. Ma a me ha colpito molto, ha colpito molto, stato molto interesse in me la traduzione che rende il testo ebraico con questa frase, sentite. Voglio fargli un aiuto per lui, contro di lui. Con un commento, commento rabbinico. Se l'uomo lo merita, essa è un aiuto, altrimenti è contro di lui. Splendido questo, splendido. Cioè quando c'è la relazione vera, la bellezza che mi sta di fronte, mi aiuta, mi sostiene. Altrimenti diventa un dramma per me, diventa una condanna per me. Ricordiamoci quello che succede di fronte a certe splendide belle donne o splendidi bei uomini: possono essere la salvezza di una vita, di un'altra persona, ma spesso sono anche il dramma di un'altra persona. Pure la bellezza sta lì la bellezza è quella di prima, il cuore degli uomini, di cui parlava Tostoieschi. Questa di fatto che dopo l'iniziativa di Dio inizia, cioè dopo che il Signore ha messo l'uomo e la donna insieme, inizia la sfida per l'uomo e per la donna. Vivere l'altro o vivere l'altra e la sua bellezza come dono cui a, prima volta, a, prima, a propria volta donarsi, oppure trasformare l'altro o l'altra da dono a preda, sulla quale porre il proprio marchio di proprietà mortificante ed esclusiva. Porre il marchio sulla bellezza. Questa seconda possibilità distrugge la relazione tra la donna e l'uomo e rende ciechi di fronte a ogni espressione di bellezza di cui l'altro o l'altra è portatore o portatrice. Lo stesso significato del corpo, luogo della relazione, viene stravolto e tradito tutte le volte in cui viene mercificato, trasformato a nostro piacimento e privato della possibilità di esprimersi e di farsi portatore di quella bellezza che lo, che lo caratterizza. E allora concludo. Concludo con una considerazione che mi ricollega all'espressione del Cardinale Martini, quando ci indicava la strada per non lasciarsi paralizzare dall'evidente bruttura che sembra regnare ai diversi livelli nel nostro mondo. Ricordate, bisogna irradiare bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita. Perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio. Questo è il compito che Martini ci ha assegnato. Bene, gradiare bellezza è ovviamente tutt'altro, da ridurre la bellezza a strumento perché io dica di sì a un prodotto, a un'idea, a un progetto. La bellezza in questo caso è strumento di seduzione utile per spingermi verso qualcosa, che non necessariamente è una cosa buona ed è vera. Salta così l'unità tra ciò che è bello, ciò che è buono e ciò che è vero. E la bellezza diviene solo un elemento di mercato. Di fronte al tradimento dell'idea di bello e della bellezza e dinanzi a una bellezza sempre meno. Percepita come dono cui corrispondere senza sfruttarla, senza sfregiarla, sorge la necessità di farsi carico della educazione al bello e alla bellezza come bene da perseguire e non come bene da possedere. Una bellezza che, anche grazie all'impegno di ognuno di noi, può continuare a donare e a essere generativa. Per quel che mi riguarda. L'educazione al bello è molto di più che l'educazione all'estetica. È molto di più. È essenzialmente educazione alla relazione, educazione alla meraviglia, educazione allo stupore. Tutto questo con le persone, col creato e con tutto quello che ci circonda. Grazie.